Noi abbiamo accolto sia tutta la parte didattica che una grande parte mercato con aziende agricole, biologiche e biodinamiche locali e due punti ristoro, sempre con prodotti locali bio. Il futuro del nostro territorio nasce dai bambini e prima i bambini entrano in contatto con questo mondo, che è un mondo ricco, però lontano da loro. Spesso i bambini di città, è evidente, questo qui, anche se però forse non ci riflettiamo mai abbastanza, non ricordano o non conoscono la campagna o la conoscono solo attraverso la televisione. In realtà quindi hanno un'immagine un po' deformata. Portarli a contatto con la campagna vera attraverso Agrinido, attraverso aziende agricole, scoprendo il contadino. Noi abbiamo realizzato anche, grazie alla regione, al comune di Macerata, un progetto Contadini per un giorno. L'idea è che un bambino per un giorno, almeno, diventa contadino e magari anche un giorno lo sarà. Noi abbiamo la sede a Tolentino e quindi il nostro centro, il cuore pulsante è Tolentino. Però ci muoviamo, anche se piano piano, ci muoviamo e abbiamo aperto dei mercati sia a Macerata che a Civitanova in collaborazione anche con la rete di imprese Vivi la tua terra. Tolentino in via Gramsci, a Macerata proprio all'Istituto Salesiano e a Civitanova a Lido Cluana, che è tra la piazza e il mare. Una iniziativa molto importante per i bambini, giusto? Ce ne parli. Praticamente noi siamo una Agrinido Agrinfanzia che attualmente ci troviamo in emergenza terremoto perché la nostra scuola è crollata e, di San Ginesio nel Vallato e teniamo i bambini all'interno di una tenda yurta che ci è stata allestita e siamo in attesa della ricostruzione, quindi cerchiamo di fare il possibile per poter aiutare la scuola. Sicuramente è un'esperienza veramente bella, positiva e coinvolgente. Sono delle attività totalmente differenti da un asilo convenzionale, da un asilo come noi lo possiamo immaginare. I bambini sono molto a contatto con la natura, con gli animali, con il terreno, con tutto quello che può essere, diciamo, tutte le situazioni che ci possono capitare durante una giornata tipica e quant'altro. Quindi non sono dentro le quattro mura, ma vivono la natura al 100%, quindi diciamo un'esperienza molto bella e formativa per i nostri bimbi. Fabio, oggi insegniamo ai nostri bambini a tornare alle origini, il tuo lavoro molto importante ma anche molto apprezzato. Sì, direi sì, dal pubblico direi che è molto apprezzato. Da ieri ormai di continuo faccio gufi, gatti, vasi per loro, pesci, c'ho anche i suggeritori, ormai sono esperti. No, piace molto, è sempre più raro vedere questo lavoro in giro, però piace.